Tra chi gioca? Belli! Oggi vado in aeroporto, vado in edicola, sfoglio una rivista di gossip che sai noi uomini diciamo mai di non leggere, poi invece ci guardiamo, vedo una tua bella foto e leggo che racconti che sei diventata una brava giocatrice di poker, che hai vinto 6 tornei su 8 e poi davi anche l'appuntamento qua a Malta. Hai visto? Sono una brava testimonial. Eh sì, perché ho fatto delle partite via web con Lilo, di Lilo e Greg, e abbiamo vinto attraverso insomma internet con altri giocatori che giocavano in quella giornata lì, perché c'era l'appuntamento, giocate con Melita e Lilo. E quindi ne abbiamo superate 6 su 9, se non sbaglio. Ti stai appassionando davvero? Sì, mi stavo appassionando, infatti prima mi hanno mandato via dal tavolo perché serviva ai giocatori professionisti. Io avevo appena fatto l'in e ho anche vinto la prima mano e mi hanno mandato via. È l'invidia di noi uomini, che non sopportiamo che le donne siano più brave di noi. Hai capito, è bello che qua c'è una bella gara perché sono tutti uomini, non c'è una donna. Però mi sento di dire che è uno dei tornei nel quale vedo più presenze femminile e mi permette di dire anche esteticamente di livello, sia le hostess, sia voi testimonial, un gruppo di qualità. Grazie, vedi? Però non bastano tutti questi uomini per soddisfarci nel giocare a poker. Ah beh, su quello sarebbe... Ma per carità, allora non è un caso che ti chiamassero diavolita. Esatto, non so perché ma qui mi ritorna un po' lo spirito che avevo lucignolo, come mai? Secondo me perché con i giocatori, sai, la miscela belle donne e gioco è fisiologica. È molto più facile, sì, anche perché stamattina sono partita con l'aereo per venire qua ed c'era l'aereo pieno di giocatori di poker, insomma, erano molto molto simpatici e vivaci. Allora, molte donne adesso dicono mi piacerebbe fare la professionista del gioco, tu ovviamente hai prospettive ben diverse, nel senso che il gioco rimane un hobby, un ruolo di testimonia per un importante poker room, ma nel contempo spettacolo. Ci puoi già dire qualche tuo progetto importante? Oddio, per adesso no, nel senso che presento assieme ad altre persone, dei comici di Colorado, il tour di Colorado, quindi cerchiamo le nuove ballerine, nuovi aspiranti comici, e io presento questo tour e ogni tanto ci sarà ospite un comico famoso di Colorado. Per il resto in televisione ancora non si sa nulla perché è veramente troppo presto e comunque sono già tutte piazzate. Io magari ritorno nella prossima stagione. Tu magari torni nella prossima stagione, ma intanto se si azzardano a sfidarti a poker, tu le mandi tutte rovinate. Sotto a chi gioca. Sotto a chi gioca? Belli!